TG Live, telegiornale regionale della Sardegna. Benvenuti a tutti su TG Live, lo spazio dell'informazione di Teleregione Live. Apriamo il telegiornale di oggi con una tragica notizia di cronaca, una tragedia che si è consumata nella tarda mattinata di oggi nella spiaggia di Baunei in Ogliastra, perché un albero staccatosi da un costone nella zona, nella spiaggia, nella cala delle piscine di Venere ha travolto una ragazza di 28 anni di Nuoro. Vani sono stati i tentativi dei medici arrivati sul posto con l'elisoccorso della Reus di salvare la ragazza. La donna è deceduta dopo pochi minuti sul posto. Gli inquirenti, la Guardia Costiera di Olbia, competente per quel tratto di mare, sta lavorando su diverse ipotesi. I militari stanno ascoltando vari testimoni dell'incidente, tra cui la madre e il fratello della ragazza, che erano a bordo del gommone con lei, che era stato noleggiato poco tempo prima a Cala Gonone per una normale gita. Poco prima delle 14:30 il gommone ha raggiunto la zona delle piscine di Venere, una lingua di sabbia di 25 metri su cui si può arrivare solo via mare. Pare che quella zona fosse interdetta alle imbarcazioni proprio per il pericolo di frane. In questo momento sono in corso tutti gli accertamenti, ancora non si conosce il nome della vittima e quindi noi procediamo col nostro TG. Procediamo quindi sempre con la cronaca nera, perché sono stati arrestati, la squadra mobile di Cagliari ha arrestato, individuato e arrestato i presunti autori della violenta rapina messa a segno a una tabaccheria in via Riva di Villa Santa a Cagliari martedì scorso. Sentiamo il servizio. Ad inchiodarli sono state le riprese delle telecamere che hanno immortalato l'auto usata per la fuga e alcune testimonianze raccolte dagli investigatori della squadra mobile. Gli agenti hanno così individuato i presunti autori della rapina violenta messa a segno in una tabaccheria di via Riva Villa Santa a Cagliari martedì scorso. In manette sono finiti un 28enne russo e un 23enne romeno, entrambi residenti da tempo in Sardegna. L'accusa per loro è di rapina aggravata in concorso. La macchina usata dai malviventi è stata individuata a Sant'Elia già martedì notte dagli agenti della squadra volante. Gli investigatori hanno però deciso di seguire l'auto per tutta la giornata di ieri, 23 agosto, prima a Cagliari e poi a Villa Simius, fino a quando non hanno individuato i due presunti autori della rapina e li hanno bloccati. La mobile ha recuperato durante le perquisizioni i berretti che i due indossavano durante la rapina, alcuni arnesi da scasso e dei passamontagna. L'assalto aveva fruttato loro appena 200 euro presenti in cassa, ma una volta entrati nella tabaccheria al Tabacchi di Su, dopo aver chiesto al titolare di vedere alcuni giocattoli in vendita, lo hanno minacciato, puntandogli contro un taglierino che avevano trovato sul bancone. Uno dei banditi ha poi aggredito il 41enne colpendolo al volto con alcuni pugni. L'uomo è rimasto ferito e ha riportato la frattura del setto nasale e un trauma cranico. I due hanno poi staccato la cassa e sono fuggiti. L'epilogo con l'arresto. Parliamo adesso del caso della strada di Montepino, la riunione che si è svolta oggi a Cagliari con l'assessore regionale dei lavori pubblici Pierluigi Saiu e i due commissari provinciali avrebbe dato la spinta appunto per la riapertura al traffico e quindi per la soluzione progettuale della strada. Questo appunto è quanto emerso dall'incontro di oggi, ma cerchiamo di capirne di più nel servizio. La priorità è riaprire al traffico la strada di Montepino nel più breve tempo possibile. Questo è il punto fermo emerso dall'incontro convocato il 24 agosto in regione dall'assessore ai lavori pubblici Pierluigi Saiu e al quale hanno partecipato il commissario della provincia di Sassari Pietro Fois e il subcommissario Pietro Carzedda. Si va avanti sull'ipotesi progettuale più veloce. La provincia, chiamata a realizzare l'intervento dopo che ANAS avrà ultimato i lavori nella parte di propria competenza, è già destinata di un finanziamento di 6,5 milioni di euro, ha dichiarato l'assessore dei lavori pubblici Pierluigi Saiu. Risorse che la regione è pronta a integrare. Sulle coperture, l'assessore regionale al bilancio Giuseppe Fasolino ha rassicurato come ci sia l'assoluto impegno a reperire ulteriori fondi qualora fosse necessario incrementare quelli già disponibili. C'è la più completa attenzione per portare a compimento un'opera viaria importante per il territorio, già colpito duramente dagli eventi alluvionali
nazionali di 10 anni fa, ha detto Fasolino. Saiu ha confermato come non ci siano dubbi sulle coperture finanziarie, ma occorra un progetto e per questo ha chiesto all'amministrazione provinciale di accelerare i tempi. In questo senso è stata concordata la costituzione di uno specifico tavolo di sorveglianza sul rispetto del cronoprogramma. L'assessore ha chiesto infatti alla provincia di produrre un piano dettagliato con i prossimi passaggi e i termini entro i quali verranno realizzati, così da poter effettuare un monitoraggio preciso, andando avanti sull'alternativa progettuale che consenta l'avvio dei lavori da parte della provincia nel più breve tempo possibile, così da poter restituire ai cittadini un'arteria viaria sicura e funzionale alle necessità di un territorio che ha atteso fin troppo a lungo. Andiamo adesso a Cagliari perché l'inflazione ha provocato appunto il caro prezzi anche sui beni di prima necessità, una sorta di tassa occulta per le famiglie che spesso sono costrette a fare tagli pesanti, drastici sulla spesa quotidiana. Sentiamo le interviste nel servizio di UTG. È caccia alle migliori offerte nei supermercati dell'isola. I sardi sono costretti a fare i conti con i rincari che stanno interessando anche in questo periodo i generi di prima necessità che portano i prezzi alle stelle. Latte, formaggi, surgelati. In alcuni casi i costi sono addirittura raddoppiati. Noi qua in Sardegna, ma diciamo in tutto il territorio nazionale, abbiamo un aumento del 25% sui prodotti. Faccio un esempio della smeraldina: da 40 centesimi è arrivata a 65, in certi posti anche 70. L'aumento c'è, almeno un terzo dei prezzi in generale sono aumentati su tutti, alcuni raddoppiati. Il formaggio, per esempio, a prezzi spaventosi. Poi ci sono anche i surgelati, sono aumentati. E poi la frutta, che insomma in pratica se non è in offerta c'è a prezzi, non dico raddoppiati, ma quasi. Gli scontrini quindi sono sempre più pesanti, spesso si è costretti a fare rinunce nella spesa e intanto si pensa alle bollette per le quali è previsto un nuovo aumento in autunno. Rincari energetici dovuti alla guerra, ricorda il presidente di Confesercenti Roberto Bolognese. Ultimamente abbiamo assistito al processo inflattivo che è partito con conseguenze della guerra e dei rincari energetici. I rincari energetici sono una cosa seria perché sono, con l'energia è il motore di tutto. L'energia lo stesso si ripercuote su tutti i settori produttivi, quindi ha avuto delle conseguenze assolutamente nefaste. Quindi bisogna lavorare perché queste due cose vadano insieme, cioè il costo energetico e il cuneo fiscale. Sono sicuramente la soluzione ai tanti problemi. Intanto continuano a sollevarsi cori di dissenso e di ferma condanna nei confronti dell'episodio che nella giornata di Ferragosto ha coinvolto una ragazza ricoperta di cioccolato e panna usata dal Voi Colonna Hotel di Golfaranci per addobbare il buffet dei dolci. L'episodio, come potete vedere anche in queste immagini, ha scatenato numerosissime polemiche diventando un caso nazionale. Per la CGIL Sardegna quanto successo mostra l'assoluta assenza di una cultura del lavoro, in particolare di quello femminile, che deve fondarsi prima di tutto sul rispetto e la dignità delle lavoratrici e dei loro ruoli e di tutto ciò che esclude categoricamente la possibilità che un corpo possa essere esibito in quel modo. Alla ferma condanna del sindacato, che parla di degrado culturale, si aggiunge anche quella del Codacons, che definisce la trovata dell'hotel medievale, uno scandalo vero e proprio. L'associazione invita i consumatori a denunciare scene del genere ovunque si verifichi, boicottando le strutture che si rendono protagoniste di simili oscene rappresentazioni. Passiamo adesso al meteo perché ci sono ancora gli ultimi giorni di grande caldo nell'isola, ma dalla prossima settimana si registrerà un drastico calo delle temperature e sono in arrivo le piogge. Sentiamo i servizi.